Buonasera ragazzi, che piacere. Sappiate che mi sento sempre in colpa perché Semper Fi. abbiamo ormai tantissime cose pronte da aggiungere a Sutorima e non trovo ancora il tempo di installarle a causa dell'anima della scoperta 7. Mamma mia, mi sento colpevole perché voglio mostrarvi l'ending, voglio mostrarvi alcune grafiche, ma arriverà. Arriverà il momento. Nel mentre vi ringrazio. Siete sempre protagonisti del permettermi di fare queste cose e sappiate che per l'episodio 100 dell'Anima della Scoperta 7 sto per creare qualcosa di costoso e importante. Ne riparleremo a tempo debito, manca molto tempo. Semper Fi. Ma siamo già a lavoro. Allora. Dunque. Abbiamo una serata importante. La Sifu Night. Dobbiamo scoprire come riuscire a gestire Sifu con una schedule eterogenea come la mia. Non giocarlo quotidianamente, ma un'ora e mezza a settimana non ci permette di abituare la memoria muscolare e la consapevolezza di button mapping e gameplay affinché porti a una vittoria. Ogni volta giochiamo, iniziamo a essere minimamente competenti e poi perdiamo completamente la manualità la settimana successiva. Quindi vorrei stanotte fare una live che chiarisca la nostra posizione nella conoscenza del titolo, per poi prendere una decisione su quando e se fare un paio di maratone. Per finirlo. Vorrei fare le cose per bene, come sempre. Ma noi eravamo rimasti a una certa. Lista di abilità ottenute. Mi scuso per la chat che occupa, come sempre, una parte importante dell'HUD, ma abbiamo Windows a parte che fa sempre il gentile. La spazzata potente, facciamo così. La spazzata potente che ci serve per accumulare rottura di postura e danni, in quanto tenendo premuto cerchio possiamo fare una combo a terra. Il calcio girato con gancio è la nostra combo attualmente preferita, permette di allontanare l'avversario e di fare parecchi danni. La padronanza dell'ambiente l'abbiamo scoperta da pochissimo. È eccezionalmente utile in tante aree di gioco come il club. L'artiglio fluido lo utilizzo relativamente poco, ma funziona molto spesso con nemici particolarmente ostici. L'intercettazione con gancio non l'ho mai potuta utilizzare decentemente. Non ho mai avuto chance di sfruttarla per un motivo abbastanza banale, ossia che tendo a non fare altro che schivare e quindi non trovo il momento di approfittarne. Il focus in ginocchiata mai giocato, mai Semper Fi. provato, perché non abbiamo mai avuto tre barre, mai, neanche una volta. Grazie dell'hype train. In questo periodo in cui faccio live meno frequenti, meno lunghe, ho sempre paura di cadere nel dimenticatoio, ragazzi. If you're not on the list, you're not getting Private, back off! Guardate quanto è elegante questo videogioco. Così pulito nelle cose che puoi fare. Allora. Yeah? What do you want? Come si faceva il taunt? None of your business. Guys,
We got a problem here. Be possible. Bring it on. Stop her for fuck's sake. Okay. Dovrei utilizzare più Perry, vero? Giustamente mi pestano così. Ah, il moltiplicatore sale comunque molto in fretta. Non ho preso l'arma però. Bravo Mike. Bravo Mike, questa è esperienza. Minchia, avete visto che ho fatto? Wow. Wow. Chi c'è? Che cazzo siete voi? Però quello che ho fatto con lei non riuscirò a farlo con gli altri, capite? Con nemici che non conosco. Allora. Pensa se giocassi più volte a settimana. Almeno mi conoscete come giocatore, grazie. Sapete che è quasi quasi... Giuseppe, Spaventapassere, The Ripper, Dodogaz, Sir Fuffi, grazie delle parole, Gladson, grazie dei Gil. Allora. È tutto così interessante. Se non vuoi usare la parata... Questa non è una build parata, ok? Assolutamente sì, disse Nikki. Assolutamente vedrete Max Payne qui. Altro che. Altro che. È la prima volta che prendo questa decisione. Holy shit!
She's on fire. Che giunta la Madonna. Your time is up now. No way. Ho fatto questa scelta, vediamo che succede. Può ripagare o fotter. Step forward. You're about to be tested. Mazza che botta! Madonna! How many trials do I have left before meeting Sean? Two more challenges lay ahead. Dexterity and endurance. Ragazzi, è dai tempi della prima live, meglio no, è dai tempi che, di mai che sto, che mi permetto in live di non parlarvi. Però mi manca esperienza, capite? Sono qui dopo due settimane senza gameplay e finirà male. Your weapon. Come on! Show me what you got! Messi male. Sto per fare la mia prima morte. End of the road for you. Are you fast enough?
Sì, qua ci qua succhiamo. La nostra prima sconfitta sarà quella. Peccato. Ok. Va bene. Una va bene. Avrei dovuto reagire meglio alla combattente iniziale. Questa prova. No, mamma mia. Avrei dovuto avere più sangue freddo. Poi proviamola sta build. Perché cade in continuamente stavolta? Si è impippito. No! Ma fanno così tanto le armi? Non avrei mai detto che le armi facessero così tanto. Non pensavo che le armi fossero così rotte. Volevo tenere il focus per la fase 2. Merda, non vale nulla arrivare a 24 anni. Che cosa ho giocato a fare fino ad ora? You're almost as good as Yang. Not much. I thought. Thank you.
Però non è male l'idea di usare... Eh? Io non ho mai pensato di spammare i tasti. Ho sempre fatto 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se non smetti di attaccare fino a che lui non ti interrompe, guadagni così tanto. Finché lui non ti fa il parry, attacchi, ma non l'ho mai fatto così. Ventiquattro anni, ragazzi. Ho fallito. Ma non siamo a 25, il che ci permetterà di potenziare le armi adesso. Non sono felice di essere a 24, avrei voluto arrivare a 22, ma... Qui siamo dinanzi a un boss che non ho mai sconfitto. Jovis, Tommy, grazie. Kaito Kuraidesu, grazie di cuore, Federico. Aizen, target in the atrium. Everyone get into position. It was foolish of you to come here. Allora, stiamo molto attenti ai santuari, ok? Non voglio perdere santuari. Quindi le prime scale si possono prendere senza perderne. Vabbè, faremo più punti. No, non ho abbastanza focus per l'arma speciale. Con il coltello. Madonna. Quanto male fanno le armi da taglio. Come è giusto che sia, per carità.
Sì, preferisco le mazze perché rispetto alle lame perché durano di più. You're her, aren't you? You're the one that took down Sean. You'll suffer for dishonoring him. Ucciso da una lampadina. Dove è finito il mio coltello? Eccolo. Ah, si è rotto. No. Definite. A me piace tantissimo quanto è cattivo e realistico sto gioco nell'omicidio e nella brutalità della vendetta di questa donna o di questo uomo. Ma come 1500? Ma aumenta il punteggio in base bastarde. Ok, primo preso. There, downstairs. He doesn't want to be disturbed. Any regrets now? Sapevo che sarebbe successo. Ma si sono peccati di vicenda. No. Come ha fatto? Il fatto è che sembra uscito da un film comico. Quando cadono, clink, no? Uomo colpito da una palla da football all'inguine. Mi raccomando, non fatemi perdere i santuari. Se faccio cazzate, ditemelo, eh. Va bene? Vado qua, no? Ok. Non voglio fare scorciatoie stavolta. Don't make me run. Aia. E Belin! Wow! Quanti siete? Ok, siete scherzi. Wow, cosa? Sono armata per davvero. Yeah.
Madonna. No, è mia. Era mia. No, è mia. Oh, la smettete di lanciare addosso i coltelli alla gente. She has a weapon. No, non te. Non volevo farlo a te. Too late to back out. Cazzo, è finita. Due giganti senza skill. E io che non mi ricordo la combo. Era da 4, vero? Era da 4, mi sa. Dove sono le armi? Put that down before someone gets me. Ah, ma siete scarsi. Ma siete scarsissimi con le con le armi. Non c'è una visuale della durabilità dell'arma. Stop this meaningless crusade here. I only wish to meet her. I told you, Kuroki will not speak with you. Madonna, è male. Put it down now. Let me end this fight now. Dammi un santuario perché sto per via pizze brutte. Oh, sì. Ah, siamo arrivati al problema. Prendi l'ascensore. Non posso più. Vedo benissimo. Cleansing of a darkened soul. Water is the key to being reborn. It is considered redemptive in nature. È diventato Final Fight. Ok, qua non è bastato.
No! No, mi ha incastrato sulla... Brutto, disonestissima! Che cosa brutta questa. Avete visto che mi ha fatto clic 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 il clip sul... Niente, ho buttato il livello. Lo ricominciamo? Lo ricominciamo. Vabbè, prima vado alla boss fight e poi lo ricominciamo. Il clip sul... sul... Cosa è stato brutto. In un gioco così hardcore... punto cerco di impararlo, tanto poi lo ricomincio a livello. Che cosa perdo se ricomincio il livello? Punti esperienza? Ah, non ho... Cazzo, calcolato male. Quindi se ora ricomincio il livello perdo sia questi cosi investiti che i punti esperienza? Rimangono quelli? Ah, rimangono, ok. Siete sicuri? Eyes on the target in the atrium. Everyone get into position. Siete sicuri? It was foolish of you to come here. Purtroppo non posso vederlo. È la prima volta che ricomincio il livello così, per questo chiedo. Non ho l'esperienza. E avendo una chat è divertente poter interagire al riguardo. No, non volevo continuare fino a quando possibile. Carattere. Ho già continuato fino a quando possibile nella prima live. Adesso basta. Se devo essere sconfitto, devo essere sconfitto con la soddisfazione di aver sbagliato seriamente, non per un incastro del personaggio su un oggetto del gioco. No, 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 no. Devo essere sconfitto per un mio reale errore e a quel punto lascerò che il gioco mi punisca. E mi piacerà.
ok? Fa parte del game design. E la cosa mi ispira un botto, che si fa una bomba. Se lui ha mantenuto gli usi... ammazza che treno. Non stiamo facendo una challenge, per me è ancora una blind. Non esigo da parte mia una prestazione incredibile, ma devo essere soddisfatto del come vengo sconfitto. Sì, le mazze tolgono resistenza e i coltelli vita. Non potevo prendere l'altro ascensore per il santuario o potevo? No, infatti non potevo prendere la seconda. Ehi! Il fatto che tutti sappiano combattere così bene è fighissimo. Sono dei treni. Abbiamo già il boss praticamente. Tenerti l'arma, eh? Stronzo. She had a weapon. Sto facendo una delle mie prime live gameplay only.
cazzo. Sono in due. Stop this meaningless crusade here. Kuroki has long since abandoned this life of violence and bloodshed. Ah, la spazzata. Nobody outruns their past. Not even. Drop. No! Mio Dio, quanto è difficile. Accidenti a me. Non puoi fare un singolo errore. Uno che sia uno. Cazzo. Che moveset ha questo? Diverso. Stava così poco. Ma non ho la chiave per l'ascensore. Sì, ce l'ho. Ok. Ah, ma skippi tutto. Sempre Kill Bill, eh? I do not want to fight you. That feeling of vengeance, it will not cease here. I speak from experience. Now leave. Or be forced to. Grazie ragazzi. Non capisco nulla. Su, giù, devi spiegarmelo leggermente prima. Capisco il trial and error, ma dammi il tempo di vedere l'attacco che arriva, no? Altrimenti sto a distanza e aspetto la finestra.
Sì, esatto. È proprio perché gioco i Souls che dico questa cosa. I Souls ti danno sempre un preavviso in qualunque cosa accade, ti danno tutta la contestazione, tutto il contesto per capire esattamente cosa sta per succedere. Non sono trial and error i Souls. Daigo. Però abbiamo massimizzato l'abilità, quindi. Ma non mi piace combatterla così, no? Boh, no, se non gli puoi stare vicino. O guardi un tutorial! Oppure resetti la run e fai questa boss fight 10 volte finché non impari gli attacchi prendendo i colpi. Alto, basso, basso, alto, basso. Alto, basso, basso, alto, basso. No, no, le schivate sono... Devi imparare a memoria l'ordine su, giù di qualunque combo faccia. E visto che sono 4, e velocissime, e non hai un call out di quale sta per fare, perlomeno non dopo così pochi try. Se almeno il colore di su e giù fosse diverso alla Kingdom Hearts, perché questi sono data battle, niente né più né meno. Sono trial and error... densissimi, in cui devi imparare ogni singolo movimento, altrimenti non hai nessuna virtuale possibilità di vincere, perché la skill è mnemonica, non è di reazione. Non hai nessuna capacità di giocare con skill di apprendimento, di reazione a quello che accade a schermo, è tutto mnemonia. È come imparare una canzone di Guitar Hero, non devi essere bravo a suonare una musica improvvisando il jazz, devi imparare le note e basta. Vediamo la seconda fase e poi ricominciamo. Questa prima fase... Per me merita cheese. O cheese o una live dedicata. Cioè... Non è disonesta, ma è disonesto il difficulty spike. Che spettacolo. You
is where you die. La seconda fase è incredibilmente più pulita, ordinata, reattiva e intelligente della prima, secondo me. Per il tipo di gameplay che ha Sifu. Perché Sifu non basa nulla di se stesso sullo schivare su e giù. Ci sono le femmine che lo fanno. E non è funzionale al sistema, secondo me. Esatto, potrò afferrare il kunai, ma non ancora. Ok, allora. Allora. Dunque. Che faccio? Paro o meno? Provo inizialmente a parare? Praticamente stiamo giocando contro Genichiro. No, non dovevo mettere pausa. Quasi fatta, è quasi fatta!
No! No! Vabbè, ok, moriamo una volta. Dai, ho schivato! Proprio quando spamma un sacco in questa fase. Tra l'altro era quasi perfect perché mi ricaricavo adesso. Vabbè, mo la sfondiamo. Suca, cioè. No, no, ti attacco adesso. Non ho più paura, cioè. Tanto mi ricarico la vita. Vieni qua. Guarda un po', su, giù, so farlo anch'io, merda. Vabbè, Kill Bill 1-1. Allora, mi permetto di dire, mi raccomando, non interpretate mai queste parole come il la seconda fase riesco a batterla, quindi è migliore della prima. No. Ma la prima fase non è il tipo di sfida che secondo me sinergizza bene con Sifu. Non mi va di parlarne per 10 minuti, ma... Cioè, qui hai, anche in blind, la prima volta, indizi per leggere quello che accade.
capisci subito che quando fai il doppio attacco col kunai è una finestra. Lo percepisci immediatamente e fa sempre quel gesto quando finisce. Qualunque combo faccia, quello è il gesto in cui reagire. E lo stesso vale per tutto il resto, anche il flash di luce. Perché, scusate, perché mi metti il flash di luce per schivare l'attacco a distanza e non mi distingui sopra da sotto, a livello visivo? Che non sia la posizione dell'arma, che è molto interpretabile, lo sappiamo. Visto che molti attacchi bassi del gioco in realtà sono alti, perché non è la spazzata, eh? Ragazzi, lo giochiamo? Lo giochiamo stasera? Sifu Night? Iniziala e vedi fin dove arrivi. D'accordo. Da questo momento in poi, avendoci già salvato il livello 25, faccio come nella prima live. Creiamo un bel format così. Arrivo fino a che non fa game over e poi la live è finita. Mi piacete! Mi piace! Yeah! Monterò fino alle 4! Sì! 4 e mezza. Plumeritos, grazie. Mike Vesco, Rushrack 992, Devnol, Icy Rob, dove è il mio mouse? Witcher 95, Mercoledì Johnny, Tizio delle onoranze funebri, Grievart, Zook, Sledge, Losca Twitch, Low Track, Il Dorato, Flaming Raccoon, Aaron Jaeger, Birew One Sava, Andrem, Jovis, Tommy Lenticchia, grazie. E benvenuto, Captain Blair. The Covenant. Sempre intrigante vedere nuovi. Sempre bello pensare che possiate appassionarvi. Fight! Ah! Io sono un giocatore arcade, eh? Io vado dritto al punto, se voglio. So quando un videogioco vuole mostrarsi e quando vuole essere corso, ok? Ma la prima volta che faccio un livello, per anche rispetto del della percentuale di pubblico che apprezza l'interesse estetico, guarderò la mappa e il livello. Si era incastrata. Oh! Froze, grazie! Grazie del raid, un piacere. Benvenuti, benvenuto. Grazie. Qui si mena. Welcome, madam. Va bene. She's waiting for you. Ah. Ok. Welcome, madam. Un piacere, signor. Calma, eh. Smettila! Non si fa così negli ascensori! Devi guardare imbarazzato in una direzione casuale! Grazie, SNM Posting. Oh. Grazie.
se l'era proprio preparata. Look at your face. Not even a scar. Your family is certainly full of mysteries. I'm certain Yang would be thrilled to see you again. Unfortunately, I don't think you'll have that opportunity. Take her out! Nerves get the better of you. Questa è enorme comunque. Ah sì, disse quella che l'ha appena persa dalla mano, cioè... Mi piace, onesto. Madonna, ma è proprio Kill Bill, di nuovo. Belle le armi che durano tanto, eh? Stronzo. No! Mi ha preso? Pensavo... Non pensavo ce l'avesse fatta. Cazzo! C'era anche il coltello... C'era anche il coltello lì al terra. Vabbè. Ero perfetto, cioè, ero perfetto. Stavo, ero preparato a prendere il coltello al momento giusto, ma a sto punto lo prendevo subito. Sono, sì, è certo, mi avete ucciso. Volevo tenere le caratteristiche al momento giusto. Oh! Il quarto colpo, sono sempre preparato a tenerlo. Ma che treni. Minchia. I see you. We see you. Si vede la password? Chi me lo dice? Tizi casuale. Sì, basta. Madonna! Ma...
Ok, che mi stavo perdendo gli occhi, però cazzo. Ma vaffanculo, cioè. Ma hanno gli HP di un... No, che non posso! Avete... Ma quanti HP avete? Cadi un po' dalle scale, signorina! Io devo cadere dalle scale, giustamente. Tu no, eh? Tu a posto, bro. Ho una scopa e voi avete un coltello, merde! Beh, sì, qualcosa sì. Dammi un santuario, un santuario! Non c'è ancora un santuario? Mi sembrava un santuario questa cosa d'erba. Puliti a morte. Scusate, ho gli occhi secchissimi, sto morendo. Niente, andiamo avanti. Parlavate di me? Madonna santa, che treni! No, vabbè! Una cosa buona doveva succedere! Sì, ma... Che bruciando gli occhi troppo. Ragazzi, ve l'ho detto che ho troppe ore di montaggio e registrazione in questi giorni. Sono un po' al limite fisico, ma aspettate che riprendiamo un secondo la situazione. No! Questa è full vita! Non riprendiamo la situazione! Ok, sto vetro è fragile, eh? Questa è la cosa più importante. Aver ripreso. Ok. Questo livello è lungo, eh? Se abbiamo... O meglio, magari ha pochi santuari.
stairs, maybe? Don't see anything. You? No, no. Nothing. Keep searching. Oh, ecco il primo. Sono pronto. I can reach the shaft. Squad 7, she's in the elevator shaft. Repeat, she's in the shaft. Send squad 9, send them now. Squad 9 on its way. Get out of the way. Oh no. Ah, che figata! Ma non sta reagendo. Oh! Oh! Oh mio Dio! Un pugno mi ha distrutto! Ragazzi! C'è un... No! No! Sente, non ha preoccupazioni. Lei non sta facendo nulla di tutto questo, se lo sta sognando, palesemente. Scusate, ma da quando ma fino ad ora nessun danno da caduta ed uno schioppo? Se mi ha fatto saltare un santuario, giuro che ricomincio il livello. Ah, ora non sono morto, però. Order who kept for themselves what belongs to the people. The truth always finds its way, and so does justice. Brava. Are you nervous? Con i danni che fai? Abbiamo la femminata. Ok.
Speravo, pensavo che avrei fatto meglio. Devo capire quando mi fai. Cioè, vedete, ti fa. Questo è... Questa è la disonestà dei personaggi femminili in questo videogioco. Ti si abbassa e poi ti fa l'attacco alto. Ma se gli attacchi bassi sono così pochi e rari, non puoi anche ingannarmi con essi. Non è equilibrato, non è intelligente come sfida. È un modo disonesto per farti fare la morte del trial and error. Cazzo, no. Ah no, ho sbagliato tasto. Dio santo, che palle. Già devo montare 6 video stanotte. Lo so che i miei colleghi hanno i montatori, io no. Io non ce li ho. Beh, siamo in un sistema di pausa. Cioè, quanti videogiochi hanno pausa X resetta tutto? Di solito c'è resume, continua, riprendi, torna al gioco. No. Qui è pausa, resetta. Allora. Welcome, madam. She's waiting for you. Look at your face. Not even a scar. Take her out! Qui abbiamo il gigante. Non vedo nulla! Non vedo nulla! Any regrets now? È il Dark Souls dei Sekiro, sì, non proprio, ma ci sta.
le femmine di Sifu sono come i curatori di un MMO PvP, sono i primi a dover essere eliminati perché hanno il doppio cromosoma X, c'è più spazio per parametri utili ad avere l'intelligenza di fare attacchi diversi. I maschi fanno solo po 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 po. Le donne, aspetta, posso attaccare anche in basso, immediatamente superiore. Allora perfetto. Ah, quindi vi state dissociando da complimenti al genere femminile. Oh, chat. Davvero, chat? Vi dissociate da complimenti al genere femminile? Che vergogna. Allora. Oh no. È una zampetta importante, avete visto? Il mio coltello ce l'ho? Sì. No freaking way. Mi hanno gonfiato con una zampogna. Ha preso la mia arma. Culo. E tu sei morto. Guarda un po'. Oh no. Ma perché adesso ho tre tipe buffate? Oh, una bastava. Merda, ho perso. Siamo andati meglio comunque, no? Sono morto per rimbalzo. Ok. 26. Se usavi il coltello era meglio comunque, eh? Un coso di tre cazzotti. Sta a terra, hai un coltello, gli tagli la gola. Ma c'erano anche prima tre boss qua. Sai di sì. Vai giù dalla scala. Merda, oh. Giù dalla scala. Giù dalla scala! Giù dalla scala. No! Ma stavo andando a... Ammazza, mi ha fatto il contrattacco mentre andavo a segare quella sotto. Porca miseria. Infatti, le mancava niente. Vabbè. Peccato però. Strike hard and fast. We must be swift and just. Embrace justice. Niente, sono tutti sgravissimi. Volevo colpire lei, ma. Possibile recuperare. Madonna santa. Le ho dato il tempo di riprendere il coltello. Dov'è il mio coltello? Se l'è preso lui. Niente.
prenderci un po' la mano qui. Ma perché sono intimorito? Altrimenti questi si combatterebbero come tutti gli altri. Vedete, combattono come gli altri. Non è che sono speciali. Appunto. Mike. Devi solo avere più sangue freddo. Quante sconfitte insufficienti. Ah, tu sei diverso. Non così tanto. Io mi sarei meritato lo spazio. Ma si parano sempre quando gli fai la mossa col calcio. O schiva. Allora, ora che lo sappiamo. Molta calma. Non mi fido. Non mi fido più. Sto venendo a cercarvi, Beh, magari non cambiami l'inquadratura mentre combatto, In un gioco così tecnico, è giusto un'idea, ma... who kept for themselves what belongs to the people. Visto? Fatto male? Hey, dai. Ho parlato troppo presto, ok. 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 Ah.
Sto tornando indietro? Che shortcut schifosi, madonna. Non ho perso un santuario, vero? The only person guilty of a crime is you. Come on, wake up. Perdi l'arma e non rompere mai più con la tua retorica. Cazzo. Dai, lo schermo che si deforma, no, però. Ok. Tessera magnetica dell'ascensore, grazie. Ora però mi pesteranno tutti. Non buttiamoci giù da nessuno scalino, eh? Oh, un santuario. Piano. 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 Engaging the target. Ah, me l'hai detto. Piano. Pianissimo. Ok. There's no other way. This must be it. Va bene, vai. Bello, comunque mi piace il suo pensiero. Secondo lei non c'era altra via. Cioè, si sarebbe buttata. Beh, dopo quello che ha vissuto con l'ascensore ci sta. Per farti fare la vita, Clatson. Hype train! And to restore that which once was. But that suffering, it was for something. Yours, mine, even Yang's. We did something for the people. We shared. You want to erase it all? The bell tolls for you. The Guardian's legacy. Now, accept your sentence. Ma è fragilissimo. Che spettacolo di stile, però. You must hear.
Ok. Bisogna capire. Ah, abbiamo raggiunto i 30 alla fine. Ci sta. L'ultima è bassa? Però vedete, lei è molto meglio dell'artista, perché i colpi sono pochi e puoi impararli in maniera visiva, perché sono con un'arma. Vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo già parlato di lei. Ma quello vicino intendo. Quando fa l'affondo da vicino, basta. Ehi. Ah, perché mi ha rotto la difesa. Farla bene sarà difficile questa. Quindi anche continuity. Fico. Quindi ho una chance di finirlo. Attiglio Frost, grazie del supporto. Welcome to the sanctuary. This is a place for broken bodies and spirits. Everyone is welcome. As long as they step through our door with humility and peace. Manny? Ma scusa! She can't keep up! Greetings. Can I help you, madam? Ma il tipo che mi ha pestato fuori? No need. Suka. Come osi venire qui a dare soldi ai Singa Fing Fang? A Jin Fang. Dov'è Jin Fang? Dov'è? Oddio! Menano! I camerieri menano! Sono fortissimi! Ah!
anche i cuochi! Yang, sì, giusto. Too late to back out now. Uscì. Ho fatto proprio una cazzata. Non avrei dovuto farlo mai. Want some more? Un santuario. For a special. I'll be with you in a moment. Come forward, please. Please, be my guest. So tough after all. Buonasera, Gianluca, Maria, grazie del raid, un piacere. Benvenuti, grazie del pensiero. Si sta cercando Blind, prima volta, ultimo livello. Di vedere fin dove la corda si può tirare prima di spezzarsi. Eh sì, piace assai. È veramente molto, molto interessante. Non so se c'è qualche segreto qui. Tendono a essere molto ben evidenziati, eh. Porte non so se si aprano, ma non credo. Ecco, Sifu si spezza molto velocemente. C'è una porta che si può aprire. Mi fa già. Chiave con fiore. Shortcut. Ah! La porta. La porta. Ma dai! Ma dai! Ok. Chissà che c'è dentro. È solo uno shortcut. Let's wrap up today's lesson. I need to greet our guest. Cadi, cadi, cadi! No. Devo accecarla. Fregata. Ho bisogno di HP, amici. HP! HP! Come Kratos! Dovevate studiare meglio, pippe! Ok. It is an honor to meet you. Perché? Ti hanno parlato di me? Minchia, questa mena. No way!
Che schivate da maestri! Oh no, è una di quelle che sa quel che fa. La femmina con la spazzata. Esatto. Allora, cominciamo però a fare una cosa adesso. Ecco l'attacco il problema. Sarebbe possibile, Omar. Anche se sa che saranno occupati da altri. Con le botte? Oh no. Ah, combattete nello stesso modo. Mi ha preso? Pensavo che di aver fatto una bella schivata. Mi ha fregato. Mi ha fregato. 40. Bonus però. Gestiamo questo bonus. Non andiamo sotto, dai. No, ma che cazzo di combo... di coppia era? Mi hanno chiuso nell'angolo e l'altro mi ha fatto una presa mentre l'altra gli copriva il moveset. Non scendiamo sotto questo, ho detto, ma non è... vabbè, questa... Non mi sento in colpa per questo. Ancora? Schifosi bastardi. Oh. Dovrebbe andare a zero, altro che... Quindi abbiamo queste chiavi... Ok. Ah, c'era un'arma nascosta. Vabbè, allora dite. Questo livello è molto ordinato, però. Cioè, praticamente il gioco smette di mandarti orde contro e si concentra su singoli coppie di nemici forti. Journey of a thousand miles. Can I help you, madam? Put that down. Okay.
Vorrei caricare tutte e tre le... Scusa. Spamma di più, stronzo. La vorrei io una mossa così, sai? La vorrei io una mossa così. Non andiamo a 50, santo cielo. Che per scendere, cioè, intendevo comunque quello di cambiare stile di bonus. Abbiamo già abbastanza bonus a 40 anni. Sono tanti. Bravo, parla. Tanto lo rifacciamo sentendoti la prossima volta. Enough with the game. Oh, wow. Questa tessera posso accedere direttamente all'ufficio di Yang. Sì, ma prima dammi un santuario, delle cure, un abbraccio e delle coccole. Per niente ricco sto personaggio. Siamo già arrivati al boss. Questo livello in realtà è difficile per i nemici, ma è facile per la durata e la sfida di Horde. Time has passed since the days I trained you. We were family. At least that's what I believed. But then, during my darkest days, her father revealed his true self. He never cared about us. He cast me out. He abandoned us. Tell me, va bene. What would you do to save the people you love from the inevitable? Okay. Wouldn't you cross every line? Break every rule? Wouldn't you challenge death itself? Aveva un nocciolino nella mano sinistra. Revenge, little sister.